Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator. Bene, oggi come potete vedere, come sempre sono in mezzo alla natura. A me piace girare i video non in casa tra le quattro mura, ma se posso sempre esclusivamente dentro il bosco. Oggi sono qua per farvi godere, diciamo, di una nuova playlist. Che cos'è la playlist? La playlist non è nient'altro che una raccolta di video dedicati a un qualcosa. Questo qualcosa, in questo caso, anche se sembra un gioco di parole, è dedicato agli animali del bosco. E sono importantissimi gli animali del bosco. Sono coloro che sono padroni del bosco. Noi siamo, ricordatevi che siamo sempre ospiti, quindi dobbiamo comunque sempre rispettare non solo l'ambiente in cui andiamo a esplorare, ma anche rispettare gli animali che è proprio padroni e casa loro, chiaramente. Questo è importante semplicemente perché gli animali sono dei portatori, sono dei veicoli per la nostra riproduzione dei funghi. Certo, molti di voi ora penseranno come sono veicoli. Certo, ricordatevi sempre che quando trovate nel bosco un fungo rosicchiato nel cappello, quindi mangiato da qualche animale, ricordatevi sempre che nella parte sottostante del fungo c'è l'imenoforo, quindi la parte riproduttiva del fungo, quindi dove ci sono le nostre spore che servono per, diciamo, il riciclo, diciamo, della nostra specie. Questo chiaramente, queste spore vengono ingerite dagli animali e poi rilasciate nel bosco, chiaramente, quando defecano, quindi fanno un po' di popò nel bosco. Benissimo, questo serve quindi a ampliare le nostre fungaie, ecco perché bisogna lasciare anche i funghi velenosi nel loro posto senza scalciarli, semplicemente perché quei funghi poi verranno comunque utilizzati dagli animali per continuare la specie. Quello è uno dei veicoli per poter riprodurre i funghi, quindi non è solamente il fatto che il vento, l'acqua faccia sparpagliare lungo i boschi diciamo le nostre spore. Quindi è importantissimo, come dicevo, seguire gli animali, perché se noi sappiamo che in una zona ci sono determinati animali tipo caprioli, daini, cervi, dicendo, quelli sono i maggior consumatori diciamo dei nostri funghi. Quindi se ci sono zone dove sono popolate tantissimo da questi animali, questo servirà chiaramente ad ampliare la nostra specie di funghi, che in questo caso, che so che molti di voi sono attaccati ai porcini, alle bollettacee, quindi quelli sono fondamentali, ricordatelo, quindi non vi arrabbiate quando trovate qualche fungo mangiato. Bene, tagliando corto, ho acquistato una serie di fototrappole che ho voluto comunque, per un discorso di comodità, inserire nei vari luoghi dove io sono abituato chiaramente ad andare a funghi, quindi parliamo di tutto l'entroterra ligure. In questo caso ora ho fatto una piccola fetta all'entroterra del genovesato e un goccino di levante. Quindi gli animali che voi adesso spero che vediate, perché chiaramente ora devo andarle a recuperare, quindi vediamo se riesco a farvi godere di momenti magici che la natura, in maniera timida, quando i fungaioli ormai sono tutti a casa, quando è periodo specialmente autunno-invernale, sono chiaramente con la cesta appesa al chiodo, in questi momenti qui tutti i nostri animali gireranno per i boschi. Quindi la curiosità, secondo me, di molti fungaioli è sapere anche cosa succede nei nostri amati boschi quando noi non ci siamo, ok? Quindi ora seguite il video, vi farò vedere se troviamo delle belle riprese, vediamo che animali ci aspettano, e quindi vi do appuntamento chiaramente poi ai prossimi video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mi raccomando, se volete commentare qui sotto pigiate un bel like e poi parlatemi, chiedetemi tutto quello che volete. Vi do appuntamento quindi al prossimo video, il prossimo video che sarà sempre di fototrappolaggio, e poi magari inseriremo anche qualche battutina di funghi invernali. A dopo, ciao!